Che l'origine delle fiamme sia dolosa sembra non esserci alcun dubbio, ne è convinto lo stesso sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, nel commentare il vasto incendio di ieri che ha interessato Contrada Donna lungo il sentiero che conduce all'eremo di Santa Rosalia e al Teatro Andromeda, il Bosco Buonanotte. Una vasta area boschiva andata in fumo, per fortuna non c'è stato bisogno di evacuare le case, ma c'è stata tanta tanta paura. È stata una domenica di grande tristezza per la comunità di Santo Stefano Quisquina. Un gesto vile, un gesto che non esitiamo a definire criminale, ha distrutto ettari e ettari di bosco. Un incendio che si è propagato dal percorso della nostra santuzza, dalla Rocca di Santa Rosalia fino a lambire il Teatro Andromeda, fino a lambire il bosco della Quisquina. E danni ingenti al nostro patrimonio ambientale in una giornata nella quale stavamo lavorando per coinvolgere i tanti centinaia di turisti che si erano recati a Santo Stefano Quisquina per vedere, per ammirare le nostre bellezze naturali, le nostre bellezze, i nostri siti naturalistici. E allora un gesto deplorevole, un gesto che veramente noi condanniamo con forza, stigmatizziamo con grande forza. Non ci resta altro che ringraziare tutti quanti si sono spesi, tutti coloro che sono spesi per domare le fiamme fino alla mezzanotte di ieri sera. Il Corpo Forestale di Santo Stefano Quisquina, i Vigili del Fuoco, il Gruppo Comunale Locale della Protezione Civile e i gruppi di protezione civile che sono catapultati dai comuni limitrofi. Stiamo valutando anche se formulare un esposto contro ignoti. Dobbiamo dare anche un segnale forte perché il nostro patrimonio non possiamo e assolutamente non dobbiamo permettere che venga intaccato. Ripartiremo ancora con più forza e rilanceremo ancora le nostre bellezze, che saranno continuate ad ammirare dai tanti visitatori che aspettiamo a Santo Stefano Quisquina. Solidarietà alla popolazione stefanese dal cartello sociale. Ancora fiamme che devastano boschi, campagne, allevamenti di bestiame e preziose risorse che la natura ci ha donato e che non sempre siamo in condizioni di salvaguardare. Sempre più spesso, scrivono Don Mario Sorce, sindacalisti Buscemi, Gallo e Acquisto, dietro questi tragici eventi si nascondono mani criminali che attentano non solo al patrimonio naturale e culturale, ma a volte anche alle vite umane. Cartello sociale che denuncia che spesso questi tragici eventi si verificano a causa di una mancata prevenzione, l'incuria nella gestione del territorio, l'abbandono delle campagne, la tropicalizzazione del clima. Per questo le dichiarazioni di circostanza dei politici e dei burocrati di turno che denunciano la esiguità dei mezzi a disposizione finiscono per umiliare ulteriormente le popolazioni colpite. Quello di ieri a Santo Stefano Quisquina è stato uno dei 22 incendi divampati in Sicilia, in provincia di Agrigento, fiamme anche ad Aragona, mentre un altro incendio si è verificato anche a Trapani.